Cruise, seconda edizione, evento legato alla presentazione di San Benedetto S.P.A. con tante novità. Intanto siamo qui con il presidente Enrico Zoppas, che salutiamo. Grazie, grazie, sono onorato di essere qui con voi. E che non vediamo da un anno, dal giorno in cui nel corso di Venditalia 2012 ci rilasciò un'intervista nella quale ci presentò un po' di novità, ma nel frattempo in questi 12 mesi sono accadute tantissime altre cose. Acqua minerale San Benedetto, sempre attenta all'ecologia, all'ecosostenibilità, all'eco green, ha ricevuto ben 2 premi e ha messo in cantiere tantissimi progetti. Ne parleremo ora intanto con lui e subito dopo con Vincenzo Tundo, che è il responsabile marketing dell'azienda. Allora presidente, ci dica intanto tutte quelle che sono le novità accadute in questi 12 mesi. Ma guardi, non c'è dubbio che parliamo di un anno che è stato molto, molto combattuto, sia sotto profilo economico che sotto profilo anche di mercato, quindi abbiamo vissuto insieme a tutto il sistema vending un anno che ha avuto varie fasi e varie alternanze. Abbiamo visto delle grosse trasformazioni anche nelle aziende, nelle loro volontà di aggregarsi, di rendersi più forti verso un mercato che è sempre più competitivo. Noi dentro questo abbiamo portato delle, e continueremo a portare delle innovazioni, perché riteniamo che questa sia la soluzione dei problemi per il futuro, che l'imprenditoria ha questo suo ruolo e lo deve portare avanti con molta determinazione e anche coraggio. Quindi come voi avete potuto vedere, noi abbiamo quest'anno vinto due volte il premio di prodotto dell'anno, che è una cosa abbastanza rara, da quanto direi più unica che rara. Unica che rara, sul prodotto Eco Green, che normalmente è un prodotto che noi riteniamo, un concetto che noi riteniamo comunque per il futuro fondamentale, soprattutto anche in relazione alle tipologie di mercato in cui ci proponiamo, e l'altro sul Vitamin Water, che è un prodotto che è stato concepito insieme poi al sistema vending, proprio perché ha una capacità di attrarre il consumatore per la sua innovazione e ridare valore al prodotto, che è una cosa che in questi ultimi tempi indubbiamente succede più raramente, un tema che abbiamo affrontato con i nostri partner parecchie volte. Quindi soprattutto per quanto riguarda l'Eco Green, che è un tema che ci vede all'avanguardia, in quanto noi lo abbiamo, questo progetto l'abbiamo portato avanti nel 2009 addirittura con l'allora direttore generale del Ministero Clini, che poi è diventato ministro, in relazione agli accordi di Tokyo che il Ministero italiano e il governo italiano aveva sottoscritto per la riduzione dell'inquinamento, quindi del CO2, abbiamo portato avanti un progetto che ci dà la possibilità di tracciare la quantità di CO2 che il prodotto acqua genera nel suo ciclo produttivo e nel suo ciclo fino al consumatore. Quindi un progetto molto ambizioso, molto oneroso. Ci siamo voluti avvalsi degli esperti anche del Ministero, ed insieme siamo stati i primi ad avere quindi la quantità
di CO2 che il sistema genera, primi nel mondo. Quindi questo è un grosso, una cosa che con grosso orgoglio noi diciamo e portiamo avanti. Un grande risultato ottenuto dalla prima azienda per fatturato in Italia, Acqua Minerale San Benedetto. Certo, certo, quindi questo è quello che ci ha messo in posizione di leader verso i fatti ambientali, i fatti che sono estremamente importanti per quanto riguarda il concetto di acqua minerale, perché questo ha un significato che la nostra azienda è molto attenta all'ambiente, molto attenta agli elementi di socialità, dello sviluppo sociale e di tutto quel mondo che si sta ovviamente sviluppando intorno alla volontà di sia della politica che della società di preservare la natura, preservare le risorse che sono un elemento fondamentale, lo saranno soprattutto nel futuro. Sempre più si parla anche di economia sostenibile per questa ragione, perché le risorse non saranno illimitate. Quindi questo concetto ci porta ad aver molta più attenzione su questi obiettivi, molta più qualità sul modo con cui noi andremo a lavorare nel futuro, un rispetto verso l'ambiente perché ci dà la capacità di pareggiare la quantità di CO2 che noi andiamo a produrre attraverso dei progetti di recupero ambientale, quindi forestazioni o cose del genere, che pareggiano la quantità di CO2 che produce quello specifico prodotto. Quindi questo ci dà anche l'attenzione per poter migliorare la tecnologia, per spendere meno energia. Quindi ci darà le risorse per il futuro per avere maggior disponibilità di risorse per mantenere il livello qualitativo di vita che tutti noi ci aspettiamo. Quindi è un grosso progetto che ci coinvolge e ci muoverà nei prossimi anni, ma non coinvolgerà solo noi, coinvolgerà tutta la filiera. Quindi io spero e credo che anche il vending ci sarà vicino in questo progetto, perché vediamo sempre di più che scuole, ambienti pubblici stanno mettendo delle forti limitazioni. Perché? Perché nessuno ha mai portato idee innovative rispetto a questi temi. Quindi noi siamo i primi, noi e abbiamo parlato anche con i nostri amici del vending, i nostri partner, ecco, partner direi che è proprio la dizione più appropriata, e ovviamente condividiamo questo aspetto. E sicuramente l'obiettivo che noi otterremo è che a fronte di una domanda in questa noi avremo una risposta da dare, mentre gli altri ovviamente ancora stanno cercando un'unità, ma una strategia dentro questo. Eppure è un fabbisogno che la comunità, la gente sente sempre più forte, no? E diventerà sempre più forte. Quindi una forte scommessa nel futuro nostra e con i nostri partner, e questo è l'augurio che io faccio, ed è questo è l'impegno che io sento nella mia azienda che ci fa rendere sempre più creativi, sempre più innovativi, e ci dà il coraggio di andare avanti perché ci dice che ci sono anche altre opportunità in un mondo in cui c'è molta, molta nebbia su quello che è i nostri ruoli futuri. Vero. È azienda che noi ci impegniamo a venire a visitare e documentare con le nostre telecamere prossimamente, per poter comunicare ai amici consumatori e agli amici del vending che, pur essendo vostri clienti, non sono qui a condividere l'esperienza della Vending Cruise, e che naturalmente avranno modo di poter verificare in modo più dettagliato quali sono i processi produttivi, qual è l'etica che San Benedetto riesce a trasferire ai propri dipendenti, alla filiera delle aziende che lavorano per andare
andare a raggiungere un obiettivo di piena sostenibilità in termini di ecologia. Sarà un piacere, anzi lo farò con entusiasmo, perché è una creatura che noi sentiamo e sentiamo che questo è il nostro futuro, è la nostra risorsa principale per noi e per tutto il sistema. Grazie, grazie Presidente. Amici, noi continuiamo, andiamo dall'altra parte a visionare una delle novità appena presentate quest'oggi, quella che credo sarà davvero una gran bella novità anche e soprattutto per i prossimi anni, da una parte in linea con i principi di ecologia di cui abbiamo parlato, ma anche di economia, perché si spendono meno soldi, si fa meno stoccaggio. Non vi dico altro, venite a vedere. A tra poco, grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.